Ciao ragazzi, siamo noi tre, siamo in vacanza, però siccome non si è mai in vacanza completamente dalla fotografia, allora stavamo elaborando una foto e abbiamo pensato che la tecnica, diciamo, di elaborazione poteva essere interessante anche per voi e quindi abbiamo deciso di registrarvi un piccolo tutorial. Siete pronti? Ok. Questo rumore che sentite è sempre il mio portatile che rischia di decollare e spero che riusciremo a finire la registrazione incolumi. Allora, volevamo farvi vedere un'unione manuale di alcune esposizioni diverse, perché mi sono reso conto che questa cosa crea spesso molti problemi, un po' forse perché non si conosce la tecnica e forse anche perché il risultato spesso non è come uno si aspetterebbe. Allora, volevo farvi vedere, molto, darvi rapidamente un paio di suggerimenti per un'unione facile, rapida. Allora, come vedete, questa è una serie di sette scatti. Questi sono fatti subito dopo l'alba, è una situazione a contrasto molto elevato. Quindi questo è lo scatto con esposizione 0, meno 2, meno 1, più 1, più 2 e più 3. E più 4 anche. Allora, naturalmente diciamo abbiamo bisogno di una sorta di HDR per riuscire a catturare tutta la gamma dinamica di questa immagine. Possiamo farlo, come sapete, anche in Lightroom, selezioniamo tutte le immagini col tasto destro, unisci come HDR, ci mette una decina di minuti, salto, diciamo, salto questa decina di minuti, vado direttamente al risultato. Il risultato è questo. Questo è il risultato dell'unione HDR fatta con Lightroom. Non è neanche tanto male, in realtà. Però il problema qual è? Che se andiamo a vedere un po' più da vicino, la qualità dell'immagine non è come ci aspetteremmo. Cioè, nel complesso è abbastanza buona perché è abbastanza equilibrata, abbastanza bilanciata, non è eccessiva. Però c'è molto rumore e c'è tutto sommato poco dettaglio nelle ombre. Se noi andassimo a prendere, per esempio, l'esposizione, diciamo, più 1 dei vari scatti del bracketing, vedremmo che questa è un'immagine molto migliore. C'è molto più dettaglio negli alberi, c'è molto più dettaglio nella montagna e non c'è praticamente rumore, no? Confrontate questa con questa, vedete? Cioè, vale a dire, l'HDR automatico di Lightroom, ma insomma quello degli altri programmi, non è molto migliore. Non riesce veramente a prendere il meglio di ogni immagine. Fa una sorta di media in cui il risultato può anche essere ragionevole, ma non è quello ottimale. Noi vorremmo in realtà prendere il primo piano da una di queste foto e senza perdita di qualità e il cielo da un'altra senza perdita di qualità. Allora, vi faccio vedere questa unione manualmente. È un caso estremo, proprio per questo ho pensato di mostrarvelo. Qui ho scelto le foto che vedete evidenziate in rosso per unirle manualmente. Quindi, diciamo, due foto molto molto lontane tra loro, molto diverse come esposizione. Una foto molto scura e una foto molto molto più chiara. Quindi da qui vogliamo andare a prendere il cielo e da qua vogliamo andare a prendere il primo piano. Allora, normalmente non si scelgono due foto così lontane, così diverse per fare un'unione manuale, nel senso che più le foto sono simili, meglio è, ma proprio perché è un caso estremo, forse diciamo è utile vederlo. Perché ho scelto questo caso? Perché beh, nella foto con esposizione subito superiore il cielo non è abbastanza dettagliato e quindi diciamo gioco forza, devo andare a prendere questa. E d'altra parte, per arrivare alla prima foto che ha un dettaglio ragionevole nel primo piano, devo arrivare a questa. E quindi gioco forza, ho due foto che hanno un'esposizione molto diversa. Allora, vediamo come farlo. Intanto prendiamo le due foto, selezioniamo le due foto e andiamo a lavorare in Photoshop direttamente. Facciamo tutto lì, anche se la prima parte di sviluppo del RAW la potremmo fare anche all'interno di Lightroom. Quindi apri come oggetto avanzato in Photoshop. Lo apro come oggetto avanzato perché poi vorrò lavorarle con Camera RAW. Ok, allora portiamo la seconda, diciamo, nella prima, quindi duplica livello,
e lo vado a copiare sull'altra immagine. Questo lo posso chiudere a questo punto, non ho bisogno di salvarlo. Ecco fatto, quindi qui adesso abbiamo i due livelli, abbiamo il livello, diciamo, del cielo e il livello dello sfondo. Fatemeli ordinare al contrario, così abbiamo sotto lo sfondo e sopra il cielo. Un'ultima cosa prima di abbandonare Lightroom, torno un attimo qui e apro in Photoshop anche la foto, anche l'HDR fatto da Lightroom per poterlo poi confrontare con l'HDR manuale. Quindi lo esporto. E lo apro in Photoshop. Allora, copiamo anche questo, quindi seleziona tutta, copia. Qui in basso a sinistra vedete, dovreste vedere i tasti che premo. Ricordatevi che quando io premo il tasto Command su Windows equivale a Control, quando premo il tasto Option su Windows equivale ad Alt. Per il resto le combinazioni di tasti sono le stesse. Quindi seleziona tutto, Command A, copia, Command C. A questo punto posso chiudere questa immagine, non mi serve più. Command V, incolla. Ok. Mettiamola in fondo, rinominiamola, la chiamo HDR Lightroom, così ci ricordiamo. A questo punto fatemi chiudere Lightroom, che non ci serve più. Speriamo che il tutto si velocizzi un pochino. Va bene, a questo punto diciamo la cosa è abbastanza semplice. Si tratta di fare una maschera che selezioni il cielo e non selezioni il primo piano in modo da poter applicare questa maschera a questo livello con il cielo e quindi prendere il cielo da questo livello e il primo piano dal livello sotto. Allora, per fare la maschera la prima cosa che andiamo a vedere è i canali. Sapete che i vari canali sono, diciamo, una rappresentazione in bianco e nero dei vari colori dell'immagine, rosso, verde e blu, e sono di fatto delle maschere, cioè possono essere utilizzati come maschere. Una maschera, come sapete bene, diciamo, dove è bianca seleziona, dove è nera non seleziona, e poi le varie tonalità di grigio selezionano in maniera diversa. Allora, una cosa molto importante, i canali riflettono sempre lo stato attuale dell'immagine, cioè quello che voi vedete. Quindi, se io per esempio ipoteticamente andassi a vedere i canali su questa immagine, troverei questi canali. Quindi troverei dei canali che non separano molto bene il cielo dalla montagna. Quello che noi vogliamo è una maschera che sia sostanzialmente bianca sul cielo e nera sul resto. Questa non va tanto bene. Quindi è importante quando si crea una maschera andarsi a scegliere l'immagine migliore per crearla. Allora, questa è già una buona immagine di partenza perché il cielo è molto chiaro rispetto al resto che è molto più scuro. Quindi se andiamo sui canali, andiamo a vedere che succede. Allora, il canale rosso è questo. Vedete che questo adesso ha un'ottima separazione tra il cielo e la montagna, no? Il cielo è praticamente bianco, la montagna, diciamo, è decisamente più scura. Questo è il canale rosso. Il canale verde e il canale blu. Beh, tra i tre canali, quello che separa meglio il cielo dalla montagna è senza dubbio il canale rosso. Quindi vado a crearmi una maschera a partire dal canale rosso. Il canale non posso modificarlo direttamente, altrimenti modificherei l'immagine, però lo posso duplicare. Quindi prendo il canale, lo trascino sul nuovo, crea nuovo canale, e in questa maniera praticamente lo duplico ed ho un nuovo canale su cui lavorare. Eccolo qua, Red Copy. Allora, questa maschera ancora non ci va molto bene, ma insomma, intanto prendiamola così e poi la sistemeremo. Allora, come faccio a trasformare un canale in una maschera? Beh, molto semplicemente, Command clic sul canale oppure Control clic su Windows, carica il canale come una selezione. Quindi adesso questo canale è diventata la mia selezione. Riattivo il canale RGB normale, così vedo l'immagine. Torno sui livelli e a questo punto posso creare una maschera. Se io creo una maschera con questa selezione attiva, questa selezione, diciamo, diventa la maschera del livello. Qui non faccio altro che andare a creare una maschera. Ok, adesso se attivo il livello, beh, vedrete che il risultato non è un granché. Non è un granché per tanti motivi, però. Allora, il primo motivo per cui non è un granché è che questa maschera non va ancora tanto bene.
Alt e clic sulla maschera vi mostra la maschera. Perché non va bene? Perché il cielo è abbastanza chiaro, ma questo, il primo piano, non è abbastanza scuro. Cioè, se noi andiamo a vedere che cosa succede sul primo piano, quando io attivo il livello del cielo, prima, dopo, vedete che quando io attivo il cielo sto distruggendo il primo piano. Cioè, io vorrei prendere solo il cielo da questo livello, mentre invece sto prendendo anche il primo piano, perché vedete che cambia. E il motivo qual è? È che questa maschera non è nera qua, è grigia, e quindi una porzione di questo livello viene applicata. Allora, questo diciamo è abbastanza semplice da risolvere, ci sono dei metodi più sofisticati, magari ve li faccio vedere un'altra volta. Il modo più semplice in questo momento è modificare direttamente la maschera, per esempio con una curva. Quindi apriamo una curva sulla maschera e andiamo in qualche modo a restringere la maschera, quindi a fare in modo che questi grigi diventino, diciamo, neri o quasi. Quando facciamo questa operazione dobbiamo stare attenti a non perderci completamente questa parte, che è la parte più chiara della montagna, quindi diciamo bisogna trovare un po', insomma, un equilibrio in questa maschera. Quindi da un lato vogliamo che il primo piano sia nero, che il cielo sia chiaro, ma vogliamo mantenere, diciamo, una ragionevole separazione tra i due. Va bene, facciamo che va bene così. Allora, andiamo a vedere adesso che succede. Beh, qui succede un disastro, naturalmente, però andiamo a vedere cosa succede sul primo piano. Allora, questo è prima e questo è dopo, cioè il primo piano non cambia più. Quindi questo problema l'abbiamo risolto. Cioè effettivamente ora stiamo intervenendo soltanto sul cielo e non sul primo piano. Che succede con il cielo? Beh, allora, questo è il prima e questo è il dopo. Beh, diciamo sul cielo le cose vanno ragionevolmente bene, nel senso che andiamo effettivamente a sostituire il cielo. Dove le cose non funzionano sono sulla montagna, perché questa maschera, per forza di cose, è una maschera sfumata, è una maschera che deve andare, diciamo, gradualmente dal bianco al nero. Quindi una porzione della montagna viene necessariamente presa in considerazione, e quindi il risultato, come vedete, è un disastro. Allora, una cosa secondo me molto importante per avere un'unione il più naturale possibile è che le due foto che andiamo a unire devono essere il più simili possibile. Il problema è che questa unione al momento è impossibile, perché noi stiamo andando a unire questo su questo e non c'è nessuna possibilità che questo riesca. Perché questa è un'immagine che ha una montagna completamente nera e un cielo molto scuro. Questa è un'immagine che ha una montagna molto chiara e un cielo bianco. Se noi andiamo a ingrandire qui, com'è pensabile unire queste due immagini in modo naturale? Sono troppo diverse tra loro. Allora, come si può ovviare a questa cosa? Si può ovviare lavorandole un po', trattandosi di RAW e avendo fortunatamente molta flessibilità, molta informazione, possiamo cercare di lavorarle per renderle il più simili possibile. E allora cominciamo. Disattiviamo un attimo il livello con il cielo e andiamo a lavorare il livello di sfondo, che finora non abbiamo toccato, non abbiamo fatto niente. Allora, essendo un oggetto avanzato, se io faccio doppio clic sul livello di sfondo, me lo apre in camera RAW, che come sapete è assolutamente equivalente al 100% a Lightroom. Quindi qui noi andiamo a fare il nostro sviluppo del RAW. Allora, cominciamo con uno sviluppo un po' di base. Innanzitutto le cose di base, il profilo di colore lo lasciamo anche su Adobe Color. Come temperatura, è una cosa naturalmente personale, diciamo preferirei una temperatura un pochino più calda, quindi lo vado a portare intorno ai 7400 gradi Kelvin, e alziamo un pochino anche la tinta, magari facciamo 19, quindi lo spostiamo un po' verso il magenta. Questo però non è determinante per l'unione. Quello che è determinante per l'unione è che dobbiamo modificare questa immagine in modo che sia simile all'immagine del cielo senza perdere il dettaglio del primo piano. Allora, prima cosa è che chiaramente questa un po' va scurita, cioè non possiamo mantenere quel livello di luminosità.
Ok? Quindi diciamo che lo portiamo a meno 1,6 o meno 1, facciamo 65. Ok, seconda cosa, andiamo a recuperare tutte le luci al 100%, meno 100, in maniera da tirare fuori quel po' di cielo che c'è a disposizione e nello stesso modo tutti i bianchi, meno 100. Tanto questa parte noi non la useremo mai, questa parte la andremo a prendere dall'altro file, è solo che stiamo cercando di uniformarle. Ora il problema è che facendo questo abbiamo scurito troppo il primo piano, ma questo possiamo andare a recuperarlo. Aumentando le ombre, diciamo anche abbastanza, insomma. Ok, forse così, forse un po' troppo, anche 60. E non abbiamo introdotto un rumore significativo, però abbiamo un'immagine che è molto più simile all'immagine con cui lo dobbiamo andare a unire. Già che ci siamo, aumentiamo un pochino la vibrance, cioè diciamo la saturazione selettiva, tiriamo fuori un po' di colore. Allora, questo era il prima dell'elaborazione con Camera Raw, e questo è il dopo. Prima e dopo, quindi al di là del fatto di aver introdotto un po' di magenta nella montagna aumentando la tinta, che secondo me diciamo ci sta bene, e una temperatura un pochino più calda, di fatto quello che abbiamo fatto è cercare di recuperare il più possibile il cielo. Allora, prima di abbandonare Camera Raw, già che ci siamo, preoccupiamoci anche dello sharpening. Lo sharpening lo lascerei anche a livello di default e introdurrei solamente un pochino di rimozione del rumore per compensare un po' di aumento del rumore che deriva dallo sharpening. Basta così, non faccio nient'altro. Ok, torniamo in Photoshop. Allora andiamo a vedere se il blend, la fusione dell'immagine è migliorata. Riattiviamo il livello, riattiviamo la maschera. Beh, un po' è migliorata, eh? Un po' è migliorata. Fa ancora, diciamo, abbastanza schifo, naturalmente. Però rispetto a come era prima è già un po' meglio. Perché è un po' meglio? Perché adesso stiamo andando a unire questo con questo e i due sono già un pochino più simili. Ovviamente non è sufficiente, ma andiamo a fare la stessa cosa, cioè l'inverso sul livello con il cielo. Quindi facciamo doppio clic col livello del cielo, apriamolo in Camera Raw e vediamo che cosa possiamo fare qua. Allora, anche qui, siccome vogliamo poi utilizzare questo cielo, tanto vale che ce lo prepariamo un po' come lo vorremmo utilizzare. Quindi io intanto lo vorrei un po' più caldo, quindi porto la temperatura un po' più su e lo vorrei decisamente più magenta. Quindi alziamo un po' la temperatura, alziamo un po' magenta. Solita cosa, anche qui, diciamo, questo lo lascio ai valori di default e aumento un pochino la riduzione del rumore. Ma poi la cosa fondamentale è qui. Allora, che andiamo a fare sulle luci? Andiamo a fare esattamente l'opposto di quello che abbiamo fatto prima. Cioè, questa deve diventare simile all'immagine di primo piano senza perdere il cielo. Quindi, intanto andiamo a aumentare un pochino l'esposizione. Dobbiamo stare attenti con queste operazioni a non perdere il cielo, perché questo naturalmente lo vogliamo conservare, ma il cielo lo recuperiamo molto facilmente abbassando le luci. Stiamo recuperando un po' di informazione dal primo piano, ma non abbastanza da renderlo simile all'altra immagine con cui lo vogliamo andare a unire. E allora, per renderlo più simile possibile, alziamo anche tutte le ombre. Ok, e già che ci siamo, gli diamo un pochino di saturazione anche qui, così tiriamo fuori un po' di colore dal cielo. D'accordo? Quindi questo è il prima. E questo è il dopo. Ecco qua. Vedete? Questo era prima della modifica del livello con Camera Raw. Questo è dopo. Prima, dopo. Vedete che, diciamo, magicamente la fusione non è ancora perfetta, magari, ma è decisamente più ragionevole. Prima, dopo. Stiamo unendo questo come immagine di sfondo con questo come immagine del cielo. Vedete quanto sono simili le due immagini? Per questo motivo, quando andiamo a unirle, l'unione è abbastanza semplice, abbastanza naturale. Ripeto, non è perfetta perché bisognerebbe ancora lavorare un pochino di più sulla maschera, ma è già qualcosa di abbastanza ragionevole. Uno potrebbe domandarsi, allora perché non usiamo direttamente questa? Non usiamo direttamente la foto del cielo modificata? Perché andare a unire con quell'altra? È perché questa,
diciamo, nella parte delle ombre non è ottimale, perché per ottenere questo dettaglio abbiamo dovuto alzare molto le ombre e quindi abbiamo dovuto tirare fuori molto rumore, mentre invece se andiamo a prendere l'immagine di sfondo, questa ha un dettaglio molto migliore in questa zona, perché è un'esposizione corretta fin dal principio. Ok, se andiamo a confrontare questo con l'unione HDR fatta da Lightroom, vedete che nella nostra unione manuale siamo riusciti a conservare molto più dettaglio negli alberi, nella montagna, nel prato. Questa è l'unione di Lightroom, questa è l'unione manuale. Ok? Questa è con Lightroom, vedete il rumore che c'è, la mancanza di dettaglio che c'è negli alberi e nella montagna? Lightroom manuale. Lightroom manuale. Questo perché? Perché noi selettivamente andiamo a prendere il meglio di ciascuna foto. Andiamo a prendere la porzione di primo piano dalla foto migliore, cioè dalla foto di sfondo, e la porzione di cielo dalla foto diciamo sottoesposta. La morale di questo è che questa è un'unione molto estrema, cioè normalmente io non arrivo a questi livelli, cioè non arrivo a unire due foto così diverse tra loro, e normalmente non, diciamo, non è una buona idea unire due foto così distanti. Ma ciò nonostante, proprio perché è un caso molto estremo, mi piaceva farvelo vedere, perché tutto sommato vedete che l'unione non è così tremenda. Qui, lavorando con un pochino di pazienza, eventualmente ancora un po' con le maschere, si ottiene un'unione molto naturale. Il principio qual è? Direi i principi quali sono? Primo, creare la maschera a partire dalla migliore immagine, da quella che il più possibile rappresenta quello che vogliamo ottenere. Secondo, fare in modo che le due immagini che vogliamo unire siano il più simili possibile. Se non sono simili in partenza, renderle simili uniformandole in Lightroom o uniformandole in Camera Raw. Non abbiate paura di tirare le ombre nell'immagine sottoesposta, perché quella parte non l'andrete a utilizzare, andrete a utilizzare soltanto quell'altra. Quindi in questo modo andiamo a prendere il meglio da ciascuna delle due immagini. Chiaramente poi la post-produzione continuerebbe, non è finita qua, questa è la base per la post-produzione successiva, ma il resto è molto semplice, è post-produzione come sempre. Bene ragazzi, eccoci qua, arrivederci. Elisa nel frattempo se n'è andata a vedere un film. Buona estate, a presto.